sono Don Antonio e anche quest'anno abbiamo la grazia di vivere i solenni festeggiamenti in onore della Madre Nostra di Casandrino. Quest'anno non possiamo non vedere il problema centrale che è il fulcro un po' delle nostre preoccupazioni, dei nostri pensieri legati al Covid-19, l'epidemia che ha colpito il mondo intero, che ahimè ha portato e sta portando tanta sofferenza e che ha bloccato l'economia, la società, l'umanità, anche ad un certo punto di riflessione nel valorizzare bene il tempo e l'esistenza. E noi come Chiesa, nonostante tutto, ci troviamo a vivere in forma diversa i solenni festeggiamenti, con uno spirito ancora più unito alla nostra patrona, alla nostra Mamma Santissima, la Beata Vergine Maria, la quale chiama ad adunanza i suoi figli. E io penso che quest'anno, più di tutti quanti gli altri anni, ognuno di noi abbia qualcosa da dire, da consegnare al Signore per le mani della Beata Vergine Maria. Questo è un tempo in cui dobbiamo chiedere tanto al Signore e rimboccarci le maniche, perché c'è tanto da fare. In questa festa sono state apportate alcune modifiche in profonda comunione con quelle che sono le leggi emanate dallo Stato per quanto riguarda il contenimento dell'epidemia, distanziamento fisico, tutto quello che ci aiuta per un sano stare insieme all'interno di questa festa. Iniziamo con il Triduo in preparazione alla solennità dell'Assunta, che in questa sera sarà presieduto da Monsignor Pietro Tagliafirro, il quale spezzerà per noi la parola di Dio, il pane dell'Eucaristia, ci regalerà qualche pensiero sulla Beata Vergine Maria. E il programma di questo Triduo è il seguente: alle 18:15 il Santo Rosario, alle 18:45 la Santa Messa. Il venerdì 14 di agosto, primi vespri della solennità dell'Assunta, il programma è il seguente: alle 18:15 il Santo Rosario, 18:45 la Santa Messa, alle 20:30 un'altra celebrazione eucaristica e alle 22 la solenne veglia in preparazione alla solennità dell'Assunta. Come vedete, sia nei primi vespri dell'Assunta, il giorno dell'Assunta alla sera, il sabato della festa e la domenica della festa, abbiamo aggiunto qualche celebrazione eucaristica in più per spalmarci meglio anche come numero di partecipazione durante le sante messe, avendo una capienza massima di accoglienza di persone a celebrazione eucaristica, possa sedere, tutto vissuto in massima sicurezza. E è giusto, e anche dobbiamo essere spinti dal buon senso nel distribuirci bene durante le celebrazioni eucaristiche. Quindi per questo motivo abbiamo aggiunto qualche messa in più, proprio per vivere in maniera serena e con un numero di sicurezza ogni celebrazione, ogni momento di festa e di aggregazione. Ovviamente le celebrazioni saranno vissute nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento fisico, con i posti indicati a sedere. Ad ogni messa ci sarà la presenza del servizio d'ordine, il quale controllerà la temperatura corporea, accompagnerà le persone in santuario per far trovare il posto a sedere e sarà lì presente per qualsiasi emergenza e difficoltà. Tutto vissuto in massima sicurezza, ovviamente l'obbligo per tutti di indossare le mascherine. Il giorno dell'Assunta le sante messe saranno celebrate sempre negli orari consueti, al mattino dalle 6 fino a mezzogiorno ad ogni ora, e il pomeriggio abbiamo tre messe, 18, 19 e un'altra alle ore 20. Come vedete, anche nel pomeriggio dell'Assunta è stato aggiunto una messa in più, proprio per far spalmare bene il numero di persone, quindi per la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche. Ovviamente durante le messe in questi giorni saremo a disposizione per ascoltare le confessioni, quindi approfittate e venite per incontrare l'abbraccio misericordioso del Padre. E poi ci avviciniamo alla settimana della festa, che
nei momenti celebrativi interni risulta essere quasi invariata, solo con qualche modifica. È di tradizione che per noi il giovedì della festa è il giorno in cui la Madonna scende dalla nicchia, viene vestita in pubblico e c'è la pubblica venerazione. Quest'anno non sarà così. La Madonna sarà scesa dalla nicchia, collocata sul carro e vestita in forma totalmente privata, in totale assenza di popolo a causa dell'emergenza del Covid-19. Quindi tutto sarà fatto senza partecipazione di popolo per quanto riguarda la discesa, la collocazione sul carro e la vestizione della nostra Mamma Santissima. Tutto senza popolo, in forma privata. Ogni celebrazione che vivremo per i solenni festeggiamenti di quest'anno sarà vissuta nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Ecco, la prima cosa è stato adibito in santuario un servizio d'ordine, il quale sarà presente durante tutti i momenti celebrativi di sante messe e di preghiera dei solenni festeggiamenti di quest'anno. Il ruolo del servizio d'ordine è il seguente: accoglienza all'ingresso del santuario con misurazione della temperatura corporea, ecco, controllo che tutti abbiano il dispositivo di sicurezza della mascherina indossato correttamente e controllo che tutti abbiano disinfettato le mani con gel a base di alcol. Poi il secondo ruolo del servizio d'ordine è quello di accompagnare le persone con i posti indicati a sedere, ovviamente distanziati di 1,5 metri l'uno dall'altro. L'altro compito è quello di gestire eventuali emergenze che possono avvenire durante la celebrazione e vari spostamenti di persone. Tutti quelli che sono i momenti di preghiera, di aggregazione e di spiritualità saranno vissuti in totale e rigorosa sicurezza. Anche la nostra sacrestia, che di solito voleva essere per noi un motivo di aggregazione, di condivisione della vita, di tante cose, quest'anno sarà riservato un po' di più per i seguenti motivi. Qua, quella di avere un luogo intimo di vestizione per i sacerdoti durante la celebrazione. Sarà riservato l'ingresso in sacrestia per le persone che dovranno svolgere la funzione di ufficio di cancelleria per l'offerta dei solenni festeggiamenti e anche per l'ascolto delle confessioni. Qualsiasi altra sosta non giustificata in sacrestia sarà delicatamente, diciamo, monitorata dal servizio d'ordine, i quali staranno in chiesa appunto per mantenere un clima di calma e di sicurezza e cercare di contenere qualsiasi motivo inutile di aggregazione. Ci sarà la Santa Messa celebrata alle 9:30, come di consueto, e dopo la Santa Messa, ecco, sarà possibile, sempre coadiuvati dal servizio d'ordine, di fare giusto qualche attimo di sosta davanti alla Madonna senza toccarla per ovvi motivi, per poi defluire piano piano dalla chiesa, chi deve andare lì oppure per chi deve passare presso l'ufficio dei sacerdoti per le offerte per i solenni festeggiamenti. Quindi il giovedì della festa troverete la Madonna già sistemata sul carro e già vestita, quindi non sarà vestita il giovedì. Di conseguenza penso che sia auspicabile per tutti noi, qualunque noi avessimo appunto la necessità di visitare la Madonna, di spalmarci durante la giornata del giovedì. Non è necessario calcarci tutti quanti magari subito dopo la messa delle 9:30 o anche prima, ma possiamo vivere con serenità questo momento di sosta anche davanti alla Madonna durante la giornata, perché come terminerà la messa delle 9:30, che durerà un'oretta, comunque il santuario resterà aperto fino a mezzogiorno, l'una, appunto per la visita serena e tranquilla, sempre coadiuvata dal servizio d'ordine, per tutti i fedeli. Quindi ribadisco, la Madonna la troverete già sistemata sul carro e vestita, quindi non scenderà dalla nicchia il giovedì della festa, ma in forma rigorosamente privata sarà sistemata il mercoledì prima del giovedì della festa. E sempre il giovedì della festa, alla sera, alle 19, ci sarà un'altra Santa Messa. Poi abbiamo il venerdì della festa, come sempre le sante messe alle 8 del mattino, alle 18:30 il Santo Rosario e alle 19
la Santa Messa in canto in suffragio di tutti i collaboratori della festa, di tutte quelle persone che negli anni addietro, per amore della Madonna, hanno collaborato per i solenni festeggiamenti, carristi, responsabili degli animali, elettricisti, persone che hanno lavorato a destra e manca per il buon andamento dei solenni festeggiamenti. E alle ore 21 abbiamo previsto un piccolo momento di preghiera in santuario. Quest'anno, ahimè, la cosa che più sicuramente ci rattriste il cuore è il fatto che il sabato e la domenica della festa non ci sarà la processione della Madonna. È stata proibita fino a dicembre ogni forma di processione, così come anche non ci saranno le luminarie, in quanto possono essere motivo di aggregazione di persone e quindi dobbiamo evitare, così come anche non ci saranno fuochi d'artificio, in quanto sono elementi di aggregazione delle persone. Quindi, tra virgolette, queste sono un pochino quelle cose di cui noi quest'anno siamo stati privati a causa del Covid-19, quindi non ci sarà la processione della Madonna né sabato e né domenica, però di conseguenza tutti i momenti celebrativi in santuario ci saranno. Il programma del sabato della festa sarà il seguente: alle ore 8 la Santa Messa, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 20:30 un'altra Santa Messa. Come vedete, abbiamo anche un'altra messa in più il sabato della festa alla sera. E la domenica della festa, le sante messe celebrate dalle 7 del mattino ogni ora. Alle ore 10 la Santa Messa sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spirillo, che come ogni anno ci onora della sua presenza per vivere insieme con noi i solenni festeggiamenti. La Santa Messa delle 11 del mattino è abolita, in quanto quella delle 10 sarà celebrata dal Vescovo, e poi ci sarà la Santa Messa di mezzogiorno. Nel pomeriggio della domenica della festa il programma sarà il seguente: 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa e poi alle 20:30 un'altra Santa Messa. Queste messe in più, ribadisco, sono state inserite per spalmarci bene e per non superare il numero di sicurezza di accoglienza massima di fedeli a celebrazione. Poi abbiamo il lunedì della festa, 31 di agosto, la Santa Messa alle 8 del mattino, poi alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa e sempre alle 21 ci sarà un momento comunitario di preghiera. Il martedì della festa, Santa Messa alle 8, alle 10 sarà celebrata la Santa Messa al cimitero in suffragio dei fedeli defunti, ovviamente quest'anno comunque senza portare la statua della Madonna, perché le processioni non si possono fare. Poi abbiamo alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa in santuario e alle 21 sempre un momento di preghiera in santuario. E andiamo al mercoledì della festa, che per noi era un motivo di gioia ancora più grande, in quanto c'era la celebrazione del Santo Rosario in piazza. Quest'anno, ahimè, anche questo purtroppo non si può fare, sempre per motivi di aggregazione e di sicurezza. Quindi quest'anno il Santo Rosario lo celebreremo nel giardino delle suore. Porteremo la statua della nostra Madonna di Casandrino su un palco che abbiamo fatto allestire nel giardino delle suore e il Santo Rosario lo celebreremo insieme lì. Ovviamente sempre con le sedie distanziate e il supporto del servizio d'ordine per la gestione serena anche di quest'altro momento di aggregazione di preghiere davanti alla nostra Mamma Santissima. Quindi il Rosario sarà celebrato nel giardino delle suore e non in piazza. Andiamo al giovedì della festa, che anche per noi questo giorno era particolare, in quanto la Madonna veniva tolta e messa sulla salita direttamente sulla nicchia. Anche quest'anno, così come abbiamo fatto per il giovedì, che la Madonna la troverete già sistemata, vestita e collocata sul carro, il giovedì che conclude i solenni festeggiamenti la Madonna la troverete già sistemata sulla
nicchia. E quindi alle 9:30 sarà celebrata la Santa Messa in ringraziamento e quindi si conclude la festa patronale, avendo già la Madonna sistemata in forma privata sulla nicchia del nostro santuario, nel suo trono trionfale. Anche il sabato 12 settembre, che per noi era un giorno dove al termine della celebrazione della sera c'era la pia pratica del manto della Madonna, ogni famiglia si consacrava sotto il manto della Beata Vergine Maria, purtroppo, ahimè, a causa del Covid anche questo purtroppo non si può fare, però di conseguenza noi comunque celebreremo la Santa Messa nel Santissimo Nome di Maria. Quindi, carissimi miei, lo dico con il cuore in mano e l'ho ribadito anche in questi giorni, anche se non abbiamo dei momenti importanti per noi della festa patronale come la processione, il volo dell'angelo, il Santo Rosario in piazza, altri momenti aggregativi, carissimi miei, non lasciamoci vincere dalla tristezza per la mancanza di queste cose, ma viviamo una festa vissuta con maggiore intimità ai piedi della Madonna, la quale nonostante tutto sta lì e ascolta le preghiere che sono all'interno del nostro cuore, le preghiere di noi che siamo i suoi figli prediletti. Quindi è festa patronale anche quest'anno, carissimi miei. È ovvio che dobbiamo pregare tanto per il mondo intero affinché si possa trovare una cura efficace per prevenire e debellare completamente questo Covid dalla faccia della terra. Dobbiamo pregare per tanta sofferenza nel mondo, per tanta morte, per tanta disperazione, per tante persone che hanno perso la speranza, che hanno perso il lavoro, che hanno perso il loro caro durante il momento della pandemia e non hanno potuto celebrare la messa esequiale. C'è tanta sofferenza a cui noi dobbiamo farci prossimi, essere buon samaritani, dobbiamo farci prossimi. Allora ecco, questo magari vuole essere il titolo, il programma dei solenni festeggiamenti di quest'anno, farsi prossimo alla sofferenza che sta vivendo tanta gente. In questo Maria Santissima è stata la prima apostola attenta alla sofferenza, alle preoccupazioni, ai problemi della vita di ogni giorno. E noi insieme con Maria possiamo imitarla e mettere in pratica i suoi insegnamenti da degni figli suoi, del suo amore misericordioso che è Gesù. E quindi, carissimi miei, buona festa anche per quest'anno, anche se la Madonna non passerà in mezzo alle strade del nostro paese, e di comune accordo con me e Don Ernesto abbiamo detto a tutti quanti voi di addobbare lo stesso le strade, addobbate i balconi, stendete gli stendardi della Madonna, addobbate con fiori, mettete figure, frasi, tutto quello che vuole indicare che un paese nonostante tutto è in festa ed è in preghiera e si innalzi il cuore alla nostra Mamma Santissima, la quale porterà davanti al Figlio suo tutte quelle che sono le nostre preghiere, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie e le nostre paure. E lei, insieme con il Figlio, ci invita a non aver paura. Abbiamo iniziato le celebrazioni pubbliche il 18 maggio scorso, che ricorreva il centenario della nascita di Carlo Joseph Wojtyła, Giovanni Paolo II. Questo non è stato un caso. Una coincidenza? No. Amo leggerla come una Dio-incidenza. È stato il Santo Padre che ha gridato al mondo intero di non aver paura. Carissimi miei, non abbiate paura. Il nostro cuore appartiene al Signore. Niente e nessuno potrà mai farci del male. Quindi, mi raccomando, viviamo con intensità e con spirito, nonostante tutto, di gioia questa solenne festa dell'anno 2020. Ovviamente anche quest'anno le offerte per i solenni festeggiamenti vanno portate, ovviamente i costi della Santa Festa sono ridotti notevolmente in quanto non c'è la processione, non ci sono le luminarie, i fuochi, non ci sono eccetera, ma tutto quello che sarà il superio delle offerte che noi accumuleremo quest'anno per la Santa Festa, come già ben sapete, servirà per la riparazione del tetto del santuario. Come tanti di voi già stanno facendo, noi ad ogni famiglia che lo chiede abbiamo dato una tesserina, ecco, ed ogni famiglia per 3 anni ha adottato la sua chiesa. Ecco,
quindi per la riparazione del tetto del santuario e per altri lavori. Quindi anche quest'anno, con le offerte che noi raccoglieremo anche per la festa, tutto quello che sarà il superio di queste offerte, una volta coperte le spese della festa, tutto quello che sarà di più servirà appunto per la manutenzione, la riparazione del tetto e di altri lavori che stiamo facendo all'interno del santuario. Casandrino, le persone si sono sempre distinte per generosità e noi sacerdoti ringraziamo sempre Dio per tanta generosità, per tanta gratuità e per tanto buon cuore di tante persone che a nome di Maria danno veramente tutto loro stessi per il santuario, per la festa e affinché nella casa di Dio non possa mai mancare niente. E di questo vi diciamo grazie.